qualche giorno fa davanti a quel negozio laggiù c'è stata una rissa, si sono picchiati e hanno spaccato la vetrina di un negozio. Turistbyen San Remo her på den italienske Riviera har altid været Alessandro Condos base. Ciao Max. Men kvarteret har forandret sig. Det store pres af flygtninge og migranter på Italien har betydet, at flere og flere illegale migranter har slået sig ned i området, og det har skabt utryghed i kvarteret. Questo negozio, come tanti altri in questa via, erano negozi che una volta lavoravano molto e adesso hanno chiuso, ma anche soprattutto per un discorso di sicurezza. Camerati, buongiorno. Sono con degli altri. Di locale føler sig magtesløse. For det ser ikke ud til, at situationen bliver bedre. Sempre peggio. Non si vedono miglioramenti, non si vede della volontà, non si vede niente. Cioè, siamo allo sbando proprio totale. Chi viene qua dovrebbe venire magari per lavorare, ok? Non per stare magari tutto il giorno in giro a far niente. Lige over for baren, på det ugentlige marked, forsøger illegale migranter at underbyde de lokale med deres varer. Che è un fenomeno che danneggia chi lavora legalmente. Posso essere d'aiuto? La colpa sicuramente dei politici, che non fanno niente per limitare questo problema. På baren vil de også se handling. In Italia così non va, l'Europa non va, quindi o facciamo una rivoluzione, o se no stiamo zitti e ci teniamo la situazione con me e che andrà sempre a peggiorare purtroppo. Ciao.